Un solo risultato a disposizione per il Rimini al Bellucci di Agliana per conquistare la finale playoff. I biancorossi, quinti al termine della regular season, devono battere l'Aglianese seconda. Tante assenze e linea verde in attacco per Mastro Nicola, con insieme all'esperto Ambrosini, Arlotti, Pecci e Diop. Al 13° il primo corner della partita è per il Rimini. Batte Ricciardi che trova la testa di Gomis, sfera lato. Al 14° l'Aglianese sblocca il risultato con Russo, che inventa un diagonale dal limite dell'area che non lascia scampo ad Adorni. 1-0. Strada tutta in salita per i romagnoli. Ora servono almeno due gol. Al 21° ci prova Arlotti, pallone a fondo campo. Al 25° sul sinistro insidioso di Ambrosini, Ansaldi si distende e devia in angolo. Alla mezz'ora il tiro cross di Arlotti non crea grattacapi all'estremo di casa. Nello stesso minuto il numero 9 biancorosso tenta la rovesciata dopo un cross di Giua. Pallone a fondo campo. Dopo qualche giro di lancette, Diop si lamenta per una spinta in area sul traversone di Ambrosini. Per l'arbitro si può proseguire. Al 37° Ambrosini prova a far filtrare in area. Diop recupera la sfera dopo il rinvio corto della difesa e prova a risolvere, ma il suo destro è lontano dal bersaglio. Al 41° angolo di Ambrosini, timide proteste dei giocatori ospiti per un presunto tocco di mano di Ballardini, fa bene l'arbitro a lasciar proseguire. Si va al riposo con il Rimini sotto di un gol. Al secondo della ripresa l'Aglianese raddoppia con Ballardini, che scatta sul filo del fuorigioco e in perfetta solitudine supera Adorni, 2-0. Al 7° Valeriani ci prova la da distanza, sfera lato. Al 12° cross al bacio di Battisti per Ambrosini, la cui incornata finisce fuori. Al 23° la punizione di Bellazzini coglie il palo alla destra di Adorni. Dall'altra parte del campo Battisti per Sambò, che non riesce a controllare. Al 47° cross di Valeriani per il colpo di testa fuori bersaglio di Ambrosini. Al 49° calcio piazzato per il Rimini, Ricciardi avanza, poi imbecca Arlotti che scivola sul più bello. Arriva il triplice fischio, vince l'Aglianese 2-0. Si conclude la stagione della Rimini. In finale i toscani incontreranno il Lentigione, che ha superato 5-1 il Prato.